Non solo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello per la Protezione Civile e le Politiche del Mare saranno chiamati ad occuparsi dei licenziamenti decretati dai vertici dell'autorità portuale di Civitavecchia nei confronti di 4 dirigenti. L'onorevole Andrea Volpi di Fratelli d'Italia, ovvero lo stesso parlamentare che il mese scorso aveva chiesto un po' confusamente il commissariamento dell'ente, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta nella quale chiede se i 3 ministri non ritengano opportuno avviare con urgenza iniziative ispettive volte ad accertare lo stato delle cose. Nel documento il parlamentare di Fratelli d'Italia, lo stesso partito del Premier Giorgia Meloni, ripercorre le varie tappe della vicenda, evidenziando come a suo giudizio il nuovo modello organizzativo dell'Authority, che ha poi portato al decreto di licenziamento per 4 dirigenti, sia totalmente differente dal previgente e da quello in uso in tutte le altre ADSP e che sembrerebbe essere redatto senza tenere conto delle disposizioni del Ministro della Funzione Pubblica. Evidenzia inoltre che al licenziamento dei 4 dirigenti fa da contrappunto l'assunzione di 7 quadri A. Ricorda poi che i 4 licenziamenti, come stabilito dal Ministero vigilante, risulterebbero anche essere in violazione della normativa applicata ai dirigenti pubblici e dell'articolo 33 del decreto legislativo numero 165 del 2001 in materia di eccedenza di personale e mobilità collettiva applicabili alle autorità portuali, in base al quale eventuali esuberi frutto di accorpamenti e o riorganizzazioni successivi alla determinazione dell'organico vanno gestiti prioritariamente attraverso l'Istituto della Mobilità presso altri ADSP. Infine evidenzia che l'atto di licenziamento ha prodotto 4 vertenze che hanno esposto l'ente al rischio di ingente danno erariale per provvedimenti dichiarati illegittimi dalla stessa direzione generale preposta alla vigilanza sulle autorità portuali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adesso bisognerà vedere quale sarà la risposta dei ministri chiamati in causa e se la richiesta ispezione a Molo Vespucci sarà o meno avviata. Questo per quanto riguarda la politica. Poi c'è l'aspetto prettamente giuridico che cammina su binari completamente diversi e dal quale potrebbero scaturire ulteriori novità.